Allora, grazie alla presenza del nostro onorevole, naturalmente, perché è sempre un fatto estremamente importante. Qui si tratta di una segnalazione che verrà inviata a nome di tutto il gruppo consiliare del nostro onorevole Fugatti, segretario del senatore Divina, alle procure dell'Alta Italia, Trento, Verona e Roma, dove noi davvero segnaliamo una cosa molto grave, noi riteniamo, perché si tratta di una emergenza, un mancato intervento in emergenza. L'emergenza è un servizio di carattere pubblico e pertanto dobbiamo chiederci questo: se dal 2006 ad oggi la giunta provinciale del Corato e tutti gli allegati ha giustificato un'ingentissima spesa pubblica a carico delle casse provinciali sulla base del fatto che si doveva in questa provincia garantire l'elisoccorso come primo intervento di emergenza sanitaria. Si parla ampiamente e diffusamente del volo notturno, che sappiamo ancora oggi non c'è, e la domanda è se dal 2006 l'hanno giustificato. Però noi siamo riusciti a reperire, perché è difficile per noi che siamo, tanto per noi che siamo consiglieri, i dati dei costi, dai nostri dati che comunque avete, abbiamo identificato un quadro di spesa di oltre 9 milioni di euro, quindi 17 miliardi delle vecchie lire, per la flotta e le due Augusta sostituiti e per tutta una serie di altri interventi. Ebbene, una spesa come questa, che comunque non è totale, perché siamo sicuri che è molto di più, e adesso speriamo che finalmente ci diano conto del totale di questa spesa, ripeto, voi la troverete più volte in queste delibere giustificata sul fatto che questi elicotteri servono a coprire in emergenza sanitaria il territorio. In più, la spesa, voi vedrete in una delibera, siccome vi erano due opzioni da parte della commissione che allora si incaricò di questa valutazione, diciamo, degli interventi, c'erano due opzioni. Una diceva se si voleva avere una prestazione senza soluzione di continuità, e quindi si dovevano comprare i due elicotteri. E poi invece poteva vedere una possibilità di tollerare le interruzioni del servizio per fermo macchina per circa 80 giorni all'anno. Era la seconda opzione. Allora, è stata giustificata la spesa di questi elicotteri mantenendo la prima opzione, cioè che non ci sarebbero mai state interruzioni. Allora, la risposta che ci è stata data, poi Civitini aveva segnalato la prima, l'11 luglio a Mori, ne parlerà lui. Io ho segnalato del 27 luglio a Comezzadura, praticamente un intervento di incidente stradale, intervenuto l'elicottero di Bolzano. Bolzano non ha una flotta di elicotteri, Bolzano ha un elicottero in servizio in convenzione di un privato, quindi con costi che sono evidentemente neppure paragonabili a quelli che ha sostenuto la provincia di Trento. Ebbene, è intervenuto quell'elicottero, quindi il soccorso c'è stato, ma non è stato dato ai nostri mezzi. Siccome in quei giorni il sito della provincia, comunque abbiamo allegato anche quello, dava conto del fatto che il presidente dell'AI si trovava nelle più disparate, diciamo, località, in tempi davvero, diciamo, molto molto stretti, noi ci siamo chiesti se effettivamente poteva esserci anche questo fatto, che l'utilizzo dell'elicottero fosse avvenuto al di fuori di quelle che erano in primis il rispetto della copertura dell'emergenza, perché quello dovrebbe essere il primo. Noi non sappiamo se ciò è avvenuto, però ce lo siamo posti, diciamo, come questione. Anche perché voi avete visto che di fronte alla nostra segnalazione c'è stato un comunicato dell'ufficio stampa, peraltro non firmato da nessuno, quindi un semplice comunicato dell'ufficio stampa, della provincia, che affermava che l'elicottero era in riparazione. Allora, intanto gli elicotteri sono tre, non sono due, di cui due sono omologati. Peraltro siamo completamente fuori da quelle delibere che il Presidente aveva fatto per giustificare, ripeto, questa spesa di oltre 17 miliardi, perché di quello stiamo parlando. E ad oggi quegli obiettivi che in quelle delibere ci si poneva non sono sicuramente raggiunti, perché il volo notturno non c'è, e allora a questo punto la copertura 24 ore su 24 del territorio non c'è. E secondo noi siamo davvero di fronte a una situazione estremamente grave, per questo abbiamo valutato nel gruppo la proposta, appunto, di fare una denuncia per grave disservizio. Anche perché quando noi avemmo modo di sollevare la questione già nel 2009 sulla richiesta degli elicotteri, di questi costi, io ricordo che allora il comandante Avi sul giornale dichiarò un aspetto non vero, disse una bugia. Disse che gli elicotteri della flotta non erano, diciamo, sicuri per giustificare il fatto che si doveva fare questo intervento. L'ENAC allora lo chiese il
trovate anche questo, l'onorevole Boso fece una richiesta puntuale all'ENAC, nella quale l'ENAC si riservò appunto di prendere anche dei provvedimenti nei confronti del comandante Avi, il quale aveva detto delle cose che non erano vere assolutamente, cioè gli elicotteri erano perfettamente funzionanti e non vi è nessuna giustificazione sul problema della sicurezza perché si potessero, diciamo, in una certa maniera rottamare quegli elicotteri. Allora, voi sapete che su quelle delibere ci fu un ricorso del Consiglio di Stato, perché qui una società ricorse al TAR, il TAR diede ragione alla provincia, ma poi il Consiglio di Stato diede ragione a questa società. Di fatto la provincia dovette rivedere le proprie delibere perché avevano ritenuto che fosse stata una valutazione estremamente discrezionale quella di dare luogo a quella spesa, evidentemente non indifferente, come ripeto, di allora. Anche allora la delibera che viene adottata nuovamente trova, lo trovate dentro, amplissima giustificazione solo ed esclusivamente sul fatto che gli elicotteri sono destinati a coprire l'emergenza sanitaria 24 ore su 24 ore sul territorio. 24 ore su 24 ore ci siamo poi riusciti, perché il volo di notturno sappiamo che punto è, ma noi diciamo che almeno in fase diurna questo non può essere messo in dubbio, anche perché oggi sappiamo che il 118 mediante ambulanza assicura al territorio una copertura con la quale noi abbiamo la presenza di un soccorritore e di un infermiere, e solamente l'intervento dell'elicottero assicura il fatto che sul luogo dell'incidente arrivi un medico. Quindi veramente siamo di fronte a una situazione, a mio avviso, gravissima, perché quel giorno, il 27, ciò che succedeva non era assolutamente coperto, così come da protocollo, nell'ambito di quelli che sono le convenzioni di intervento in emergenza. Quindi credo che veramente questa volta la segnalazione debba assolutamente essere data, perché questi interventi non rivestono garanzia per i cittadini, ripeto, di fronte alla spesa di cui ho parlato prima.